Buongiorno a tutti, sono Flavio Notari, dottore commercialista e revisore legale di Legalitax Studio Legale e Tributario. Mi occupo di diritto tributario ed ho maturato esperienze sia in studi commerciali e legali italiani che statunitensi. Mi occupo principalmente di fiscalità domestica come di fiscalità internazionale, assistendo gruppi industriali italiani e multinazionali anche per le problematiche di fiscalità delle operazioni straordinarie. Sono un docente universitario a contratto in Financial Accounting presso l'Università Americana John Cabot University. Sono un cofondatore di Buy Italia, Business Association Italia America, e advisor di acceleratori di imprese, consigliere di amministrazione di alcune startup tecnologiche. Seguo con grande attenzione i percorsi di innovazione del tessuto imprenditoriale italiano. Oggi l'intervento è appunto sulle imprese innovative, una realtà tutta italiana che ha facilitato in quest'ultimo quinquennio la prolificazione di una serie di iniziative imprenditoriali dotate del carattere di innovazione. Nel nostro ordinamento sono previste due definizioni normative che identificano le tipologie di soggetti giuridici, siano esse start-up innovative che PMI innovativa. La start-up innovativa è sostanzialmente una qualsiasi forma di società di capitali costituita da meno di 60 mesi, che ha sede in Italia, ha un totale del valore della produzione inferiore a 5 milioni di euro, non distribuisce utili, non deriva da un'operazione straordinaria e ha come oggetto principale o esclusivo la produzione e commercializzazione di beni e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L'innovazione della startup innovativa viene provata attraverso la presenza di almeno uno di tre requisiti alternativi: il fare attività di ricerca e sviluppo in misura superiore al 15% del maggiore tra valore o costi della produzione, l'essere titolare o licenziataria di una privativa industriale, anche un software registrato presso la SIAE, o avere dipendenti e collaboratori altamente qualificati. La PMI innovativa, analogamente alla definizione di startup innovativa, è un'impresa che ha sede in Italia, ha un bilancio certificato, non è quotata e ovviamente non è startup innovativa, e la cui innovazione è misurata sulla base della presenza di almeno due dei requisiti alternativi, sono anch'essi ricerca e sviluppo, in misura pari o superiore al 3% del totale del valore della produzione o del totale dei costi di bilancio, la presenza di almeno una privativa industriale e la presenza di dipendenti e collaboratori altamente qualificati. Conseguire la qualifica di impresa innovativa è di fondamentale importanza perché consente l'accesso ad una serie di misure agevolative fondamentali per la nascita e lo sviluppo dell'impresa. Ed in particolare, se parliamo di startup, tra le molteplici misure possiamo notare che sono state fondamentali per lo sviluppo di tale categoria di società l'introduzione di una serie di deroghe al diritto societario, e con questo mi riferisco ad esempio alla possibilità di creare categorie di quote dotate di diritti differenziati, alla possibilità per le SRL di effettuare operazioni sulle proprie quote, alla possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, alla possibilità di incentivare dipendenti e collaboratori con piani di stock option o di work for equity, nonché alle deroghe al normale regime delle perdite o deroghe in materia di società di comodo o società in perdita sistematica. Inoltre, è di non poco momento rilevare come le startup innovative possono accedere, quando fanno richiesta di indebitamento bancario, al fondo centrale di garanzia che offre alla banca una copertura pari all'80% di quanto viene erogato dall'istituto di credito alla startup innovativa. Sono inoltre particolarmente interessanti gli incentivi fiscali per coloro che investono nella startup innovativa ed in particolare per le persone fisiche che investono nel capitale della startup innovativa. È prevista una detrazione pari al 30% di quanto hanno investito nel capitale della startup innovativa. Allo stesso modo, per le persone giuridiche che investono nel capitale delle startup innovative,
spetta una deduzione del 30% di quanto hanno investito. Se parliamo di PMI innovative, le misure introdotte a favore di questa tipologia di imprese rappresentano una vera e propria fase 2 del percorso avviato con la normativa a sostegno delle startup innovative. Infatti le misure si propongono di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all'interno del tessuto produttivo nazionale. L'Investment Compact infatti ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia che è rappresentata dalle PMI innovative, vale a dire da tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica a prescindere dalla data di costituzione, dall'oggetto sociale, dal livello di maturazione del proprio percorso imprenditoriale, purché rispettino i requisiti di cui abbiamo parlato in apertura. L'Investment Compact sostanzialmente rappresenta un'evoluzione logica di una politica industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale, più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dall'università ed aprirsi ai flussi internazionali di capitale sia umano che finanziario. È da notare che gli incentivi fiscali previsti nelle stesse misure delle startup innovative anche a favore delle PMI innovative alla data della presente registrazione sono in attesa di un decreto attuativo di emanazione congiunta Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto la specifica autorizzazione della Unione Europea. Parlando di promozione della crescita sostenibile, è fondamentale porre in relazione le misure specifiche previste a favore delle start-up e delle PMI innovative con un parterre di altre misure vigenti nell'ordinamento italiano, e in particolare mi riferisco alle misure che vanno sotto il titolo di Industria 4.0. Tra queste, alcune sono di particolare interesse. In particolare ho in mente il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, la cui funzione è quella di stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire competitività futura delle imprese. Il credito d'imposta è nella misura del 50% delle spese sostenute nel corso del singolo periodo d'imposta, è utilizzabile in compensazione con qualsiasi tipo di imposta, tasso o contributo, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Se il percorso logico ci porta a sviluppare la ricerca, è ovvio che la ricerca troverà la propria connotazione all'interno di un prodotto e servizio innovativo che verrà venduto sul mercato, e allora è interessante notare il regime del Patent Box, un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere di ingegno, di brevetti industriali, di disegni e modelli di utilità, nonché di processi, formule e informazioni relativi ovviamente ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, scientifico, che siano giuridicamente tutelabili. Il Patent Box in particolare esenta da tassazione sia IRES che IRAP il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera d'ingegno. Quindi, mentre con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo viene agevolata la creazione di un prodotto scientifico, commerciale o industriale giuridicamente tutelabile, con il Patent Box viene incentivato lo sfruttamento di tale innovazione creata. Ovviamente per la creazione dell'innovazione si può avere esigenza di ricorrere a della strumentazione e l'acquisto di questa strumentazione è facilitato da misure che vanno sotto il nome di super o iperammortamento, con lo scopo ovviamente di supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali ed immateriali quali software e sistemi IT, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, l'ordinamento ha previsto una maggiorazione nella deduzione del costo di acquisto di tali immobilizzazioni. Quando si parla di superammortamento, per il 2018, la deduzione viene calcolata sul 130% del costo di investimento in beni strumentali, mentre nel caso di iperammortamento la deduzione viene calcolata sul 250% del costo dell'investimento in beni materiali nuovi, dispositivi tecnologici abilitanti la trasformazione
ovviamente in chiave 4.0. Entrambe possono essere acquistati sia diciamo, direttamente che per il tramite di leasing. All'acquisto ovviamente c'è un'altra agevolazione che va sotto il nome di Nuova Sabatini, che ha lo scopo di facilitare l'accesso al credito delle imprese ed accrescere la competitività del sistema produttivo del paese. La misura in particolare sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature e impianti per beni strumentali a uso produttivo, hardware nonché software e tecnologie digitali. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi sui mutui o i finanziamenti accesi per l'acquisto di tali immobilizzazioni. Tutte le agevolazioni si poggiano comunque su una costante necessità di capitali che possono avviare i processi o fare da volano agli stessi. Ed è interessante pertanto ricordare due modalità di reperimento dei fondi innovative che sono attualmente disponibili per le imprese nel nostro sistema. E mi riferisco in particolare all'equity crowdfunding, viene concesso infatti alle società non solo innovative, ma tutte le piccole e medie imprese italiane, di offrire al pubblico prodotti finanziari, avvalendosi di portali online, ovvero di piattaforme operanti sulla rete, che consentono ai potenzialmente infiniti utenti del web di finanziare il progetto imprenditoriale promosso dalla startup o dalla PMI. L'equity crowdfunding consiste pertanto nella raccolta di capitale di rischio a supporto di un progetto o di un'iniziativa tramite portali online. Tale fenomeno si rivolge ad un vasto pubblico di investitori che otterranno, in cambio del finanziamento erogato, una quota di partecipazione al capitale sociale della piccola e media impresa. Parallelamente, per lo stimolo della raccolta del capitale privato, sono stati varati i PIR. La legge di bilancio per il 2017 ha infatti introdotto un'agevolazione a favore delle persone fisiche che investono in soggetti operanti nell'economia reale con un orizzonte temporale di lungo periodo, che consiste in una esenzione fiscale integrale dei rendimenti derivanti dagli strumenti finanziari, azioni, quote o simili, immessi nel piano, nel presupposto che questi soddisfino alcuni requisiti di carattere qualitativo e quantitativo. Ovviamente l'insieme degli strumenti è di particolare efficacia per la crescita del sistema produttivo italiano e la crescita del sistema soprattutto rivolto a un'innovazione sia di prodotto che di processo ad alto valore tecnologico, che consente la competitività del sistema paese Italia rispetto ad altri ecosistemi di differenti nazionalità. Grazie.